Allora, buon pomeriggio a tutti e soprattutto un benvenuto e un grazie sentito al professor Mario Brendi che per la rassegna è un, un autore e un libro, oggi è con noi. Ricordo che la rassegna è iniziata a online, è iniziata a febbraio del 2021 eh, perché appunto non potendo fare eh, degli incontri in presenza. Abbiamo ho studiato questa formula e eh, terminerà con questa modalità al dicembre del 2021. Per poi forse proseguire, ma meno assiduamente, perché eh, io mi auguro fortemente di poter ricominciare a fare incontri in presenza anche eh, in biblioteca. Uno dei quali si terrà, infatti, il 28 ottobre in presenza presso la casa dello scrittore e parleremo dell'economia della poesia, che non è poi l'economia della poesia, ma l'economia della scrittura, cioè cosa si nasconde dietro la pubblicazione di un libro, quali rapporti editoriali, quali forze, di che cosa ci deve fare carico l'editore, ma è davvero ancora un editore oppure no, insomma, questo è il 28 ottobre. Nel frattempo io appunto nel ringraziare il, il professore fortemente, nell'augurarmi di poter conoscerlo di persona eh, una delle volte che sarò a Milano e, e do il benvenuto anche a Marina Giaguinta, che è la conduttrice di questa rassegna online, e quindi lascio a lei la parola per introdurre l'autore e il libro. Grazie professore. Spero di essere breve perché vorrei tanto che eh, fosse il professore a parlare di questo libro e di, di, tante altre, eh, di tanti altri spunti di riflessione che questo libro sicuramente produce. Eh, io mi sono imbattuta, allora devo fare una premessa, io mi sono imbattuta nel libro Poetici Primati eh, del, che ha scritto nel 2020 il professore Barenghi che insegna <ride> letteratura italiana contemporanea all'Università di Milano Bicocca perché sono un'appassionata tanto da essere derisa in famiglia, sono un'appassionata di, di scienze. in particolare eh, ho cominciato con la neuroscienza eh, più di dieci anni fa e, e poi a poco a poco ho, ho ampliato i miei interessi, nel senso che mi sono occupata anche di altre scienze non solo quelle eh, umane, ma anche eh, quelle tipo la fisica. Ovviamente, non essendo eh, una detta ai lavori, è ovvio che abbia letto eh, dei libri di scienza che io chiamo libri divulgativi: nel senso che sono eh, aperti a chi scienziato non è. E faccio un esempio per tutti, anche perché so ho appreso che è un amico del professore Barenghi. Ho letto i libri di Telmo Pievani, e sono bellissimi. Ho letto Imperfezione, e ho letto Finitudine, l'ultimo, eh, che non è altro che bellissimo perché intercala la scienza a un bellissimo dialogo tra Albert Camus e Jacques Monod, che ha, ha, ha vinto il Nobel insieme ad altri biologi. E, e quindi mi sono imbattuta in questo eh, in, in, in Poetici Primati, che un titolo sicuramente eh, no, seducente, saggio su letteratura e evoluzione. Perché ho detto: ok, c'è. Un libro che parla delle due cose che mi piacciono di più, no? la letteratura e la scienza. Poi vengo a scoprire, eh, attraverso le interviste che ho seguito su YouTube, eh, sulla um, una data eh, alla centrale dell'acqua, l'altra alla Casa della Cultura di Milano, so, ho scoperto, quindi ammetto la mia ignoranza, che c'è un filone letterario, che forse viene chiamata eh, darwinismo letterario antropolitteratura biopoetica o cose del genere Cioè esiste un filone che è di moda lo dice lo stesso professore Barenghi nel suo libro no è stato definito da Walter City se non sbaglio trendi di moda prima di passare alla domanda volevo dire questo eh, io ce l'ho la risposta al perché chi scrive chi si diletta a scrivere, chi è artigiana della scrittura come me, è così appassionata della scienza. E l'ho trovata in questo libro che si chiama Arte e Neuroscienze di Candel, eh, che conoscono tutti perché ho ottenuto un premio Nobel per la medicina. E Candel dice questo, chi scrive cerca il, senso di, eh, il, cerca il senso della vita in generale, di se stesso, degli altri, del tempo. E come lo cerca il senso? Anche attraverso la scienza, cioè ehm, questo binomio scienza e letteratura, secondo me è una cosa necessaria, indispensabile. Come è, in, eh, eh, è indispensabile, eh, è quello che sta avvenendo in questo periodo il fatto che eh, legga di scienziati, medici, biologi, e allo stesso tempo hanno interessi filosofici. Rovelli, uno per tutti l'italiano Rovelli che è un grandissimo successo di pubblico eh, che si interessa e si diletta di filosofia, quindi c'è un eh, mm. noi in Sicilia diciamo un ammiscamento no, di discipline, forse probabilmente perché eh, insieme insieme si riesce a trovare il senso eh, in generale e questo Ehm, detto, questo, detto questo, e quindi ho, ho, ecco perché eh, questa mia passione per la scienza e per questo libro bellissimo. Questo libro mi è, è, è anche qui sorgerà una domanda: perché mi è piaciuto tanto? Perché non sembra un saggio. Abituata, lo dicevo eh, in, una, in una chat col professore, abituata ai miei mattoni, ma, i miei manuali di diritto con un linguaggio tecnicistico eh, astruso. Io, che venivo dagli studi classici, quando ho studiato il diritto soggettivo, la differenza lo interessa legittimo, sono impazzita, non capivo nulla. È, è un saggio che non è un saggio, nel senso che sembra un, se non fosse per i Tanti eh, riferimenti alle fonti e alla ricerca scientifica, sembra quasi un romanzo ed è scritto come un romanzo. Ed è la bellezza di questo saggio, è proprio questa sua eh, accessibilità eh, nonostante sia un saggio, e nonostante, eh, mh, ripeto, offre spunti di riflessioni importantissimi. Eh, io l'ho tutto sottolineato, immaginate un po'. Quindi mi piace dei tre barenghi che il professor Belpoliti ha individuato, a me piace il barenghi scrittore, ironico. Il barenghi che, 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 che cita Odi Allen, eh, uno dei film che a me è piaciuto di più, proprio per i motivi che lui indica. Detto questo, la seconda cosa che mi piace: passo alla domanda, è che in tutto il libro, in, tutti eh, gli spunti di riflessione o le proposte di ricerca eh, che sono contenute in questo libro emerge una specie di fil rouge, un minimo comune denominatore, e cioè la relazione con l'altro. Dal momento in cui il professore dice che l'uomo è un genere omo-ultrasociale, al momento in cui eh, si sposta, sposta il suo sguardo, ma non, è, non lo separa mai, si sposta verso la letteratura e, e definisce la letteratura come una relazione tra lo scrittore e il lettore, il che significa che senza il lettore non ci sarebbe letteratura. Così come dice finisco: senza letteratura e cultura non ci sarebbe l'uomo. La, prima do la domanda da cui parte questo libro, e, no e non, parlo, non parlo più, mi taccio, è ma a cosa serve la letteratura? Ecco perché evoluzione è letteratura. A cosa serve? La e serve ancora la letteratura? Allora, io um, intanto ringrazio per l'invito, ringrazio Marilina Giaquinta. Uh, che mi ha invitato, Cetta Petrolio, um, um, che ci ospita. Dunque, nella sua introduzione ha, ha, ha toccato molti punti e vorrei fare alcune piccole osservazioni. La prima riguarda uh, quello che Walter City chiamava Trend di tendenza. È vero, si parla oggi di darwinismo letterario, di ecocritica, di biopoetica. Io non amo molto queste, questa terminologia e soprattutto non amo molto la presunzione di segnare un discrimine rispetto al passato. Uh, la letteratura. Noi abbiamo alle spalle studi di grandi maestri insomma, de, eh, della critica e inventarci un metodo, una prospettiva che sovverte completamente ehm, il nostro approccio con le opere mi sembra francamente velleitario. La critica letteraria dopo tutto è un'attività di servizio perché quello che contano sono i testi, Uh, io, come critico, faccio un discorso su un'opera, su un autore che dovrebbe avere come obiettivo, che vorrebbe avere come obiettivo uh, il ritorno del lettore a quell'opera no? uh, e una nuova lettura. Um, quindi. Io uh, in questo libro parlo sì di un rapporto tra letteratura ed evoluzione, non ho, la, non ho mai avuto la pretesa di rivoluzionare la critica letteraria. Um, il mio obiettivo era un altro, cioè era quello di uh, ragionare sul rapporto che c'è fra la letteratura e l'esperienza umana nel suo complesso. Eh, la domanda a che cosa serve la letteratura? Beh, io me la sono posta molti anni fa, veramente c'è stata una... mi era stata rivolta questa domanda, io allora ero uno, avevo forse appena finito l'università. Eh... E mi ricordo di aver cercato di rispondere e di non essere stato soddisfatto della mia risposta. Qual è il punto? È che mh, la letteratura, intesa nel senso più vasto come produzione di testi che rimangono e che vengono ripetuti, quindi ehm, storie, miti, leggende, fiabe, ma anche... Eh, anche poesie, anche proverbi, anche preghiere. Eh, la letteratura, intesa in questo senso eh, molto esteso, è qualcosa che accomuna tutte le culture umane. Eh, io ho citato, mi piaceva molto, eh, una frase di una scrittrice di fantascienza, Ursula Keeleghin, che dice. Sono esistite grandi civiltà che non conoscevano la ruota, ma nessuna che non, che non raccontasse storie. Perché noi raccontiamo storie? La, la risposta più semplice, più generale che posso dare, ehm, poi bisogna specificare, è che produrre questo genere strano di testi, Produrre questi discorsi che invece di eh, esaurirsi nel momento in cui vengono pronunciati, vengono conservati, vengono ripetuti, vengono imparati a memoria, vengono trasmessi ai posteri, vengono eh, appunto conservati, è qualcosa che serve alla comunità che li condivide. E qui entra in gioco l'evoluzione, no? perché eh, l'evoluzione, come noi sappiamo, è per certi versi spietata. Eh, l'evoluzione premia i tratti biologici, ma anche i comportamenti vantaggiosi e penalizza quelli non vantaggiosi lo fa senza alcun fine, senza alcun obiettivo, ma, eh, ma lo fa in maniera eh, sistematica. C'è un, un bel esempio fittizio che è stato coniato da Jonathan Gottschall, che è uno studioso eh, che rientra appunto nella categoria dei literary darwinists, eh, il più brillante, secondo me, il più, quello che scrive meglio anche. Eh, immaginiamo, dice Gosol, due tribù di nostri progenitori: In una si dedica soltanto ad attività immediatamente utili e quindi si procura il cibo e quindi si riproduce, si difende, cresce i piccoli, si difende dal freddo. L'altra fa tutte queste cose, ma in più racconta storie, dedica una parte del proprio tempo e delle proprie energie a raccontare storie, a, a ripetersi delle cose. Quale delle due uh, vince dal punto di vista evolutivo? Evidentemente la seconda, perché la seconda siamo noi, siamo noi che uh, facciamo questo uso della parola. Posso interromperla, professore? Certo. A me è piaciuto tanto, a proposito di questo, dell'uso della parola e del linguaggio, eh, la parte in cui lei affronta la nascita, come nasce il linguaggio e il fatto che il corpo in tutto questo, questo tanto bistrattato corpo, eh, abbia un ruolo importante, no? Cioè, ehm, nella nascita del linguaggio, che poi è quello che ci ha, ci ha resi diversi da, nell'ambito della stessa specie, eh, il, la nascita del linguaggio è un tema di un, di un fascino straordinario. No? E, eh, io trovo che ci sia, a proposito delle origini del linguaggio, una, um, ci sia una questione uh, molto importante mm, negli ultimi decenni hanno avuto grande sviluppo gli, gli studi diciamo neuroscientifici no? uh, che hanno sviscerato tutto il linguaggio, il funzionamento del linguaggio eh, come qualcosa che eh, dipende dalle, dalla nostra dotazione neurologica. Eh, a me è, è parsa veramente geniale la posizione che ha assunto invece un linguista israeliano, Daniel Dor, che ha eh, sostenuto con molta in maniera molto persuasiva, che il linguaggio non è una cosa che nasce nella nostra testa. Il linguaggio è qualcosa che nasce tra gli individui. Si, il linguaggio è qualcosa che serve a eh, comunicare con chi ci sta intorno. C'è una visione, secondo me, molto distorta, che è quella per cui a un certo punto noi. Ci mettiamo a parlare perché abbiamo un cervello così potente, abbiamo delle, delle potenzialità così straordinarie che non possiamo che metterci a parlare. Ecco questa idea, secondo me, è, è sbagliata. Noi ci mettiamo a parlare, cioè i nostri progenitori hanno cominciato a parlare perché avevano bisogno di farlo. Ecco questo è un principio generale del, dell'evoluzione. L'evoluzione si alimenta delle necessità di adattamento. Ci si evolve, cioè si cambia, perché bisogna eh, riprendere le misure dell'ambiente che ci circonda, altrimenti si rimane uguali. A qualcuno è andata bene, ci sono specie che non sono cambiate molto per milioni e milioni di anni. I coccodrilli sono una specie molto antica, non sembra che siano cambiati da moltissimo tempo. Noi invece continuiamo a cambiare, continuiamo a cambiare non solo e non tanto dal punto di vista biologico, anche dal punto di vista biologico, attenzione, anche dal punto di vista biologico, ma soprattutto eh, cambiamo attraverso l'evoluzione culturale, perché questo è il dato decisivo nella, nostra, nella storia della nostra specie anzi nella storia del nostro genere Homo sarebbe il genere la specie Homo sapiens eh, scusi posso, è... posso di nuovo interromperla perché questo è un passaggio che, che è, è fondamentale no? nel suo libro e che io poi ho trovato eh, in, in quello di Candel eh, mi dica se ho capito bene Candel dice i cambiamenti apportati dall'evoluzione biologica sono lenti e spesso negli organismi superiori richiedono migliaia di anni mentre i cambiamenti prodotti dall'apprendimento possono essere rapidi e avvenire più volte nell'arco della vita di un individuo Il, allora vado avanti, in noi L'apprendimento ha portato alla creazione di un nuovo tipo di evoluzione, l'evoluzione culturale, che ha in gran parte soppiantato l'evoluzione biologica come mezzo di trasmissione di conoscenze e adattamento attraverso le generazioni. La nostra capacità di apprendimento si è così sviluppata che le società umane cambiano quasi esclusivamente per evoluzione culturale. Sì, um... Eh, peraltro bisogna anche tenere presente eh, l'altra faccia della medaglia, cioè eh, che cosa è successo che eh, nel corso della nostra filogenesi ci siamo trovati i nostri progenitori si sono trovati a investire sempre di più sulla cultura. Cioè, su quello che si apprende uh, durante la vita, non su quello che si eredita con un patrimonio genetico. Um, cioè, il, nostro, il genere umano si, si è fatto bastare un patrimonio relativamente modesto di istinti perché tutto il resto veniva eh, compensato da acquisizioni culturali. Eh, C'è un passaggio che a me piace molto dell'antropologo Clifford Geers, che, eh, che ci ammonisce, invece di eh, gloriarci della nostra capacità di apprendere, che è indubbiamente è straordinaria e non ha paragone eh, tra gli altri viventi, Dovremmo pensare a quanto eh, non solo indifesi, ma confusi noi siamo senza cultura. Uh, un umano da solo ha, po ha poche probabilità di sopravvivere, molte meno uh, di, un, di, una, di, di altri viventi più, se volete, e poco più eh, rispetto al, a, a un'ape o a una formica, perché noi eh, siamo appunto un, una specie ultrasociale. Ultra eh, spesso noi ci lamentiamo, della, cioè deploriamo, eh, e non senza ragione, ehm, i, I limiti dell'umanità, no? e diciamo che gli animali sono in tante cose meglio di noi. Va bene, questo è un livello di discorso che ha un senso in certi ambiti, però è un dato di fatto che se noi confrontiamo la specie umana con quella di, di tante altre specie, quello che noi constatiamo è una straordinaria apertura e contatto con gli altri. Ecco, vorrei dire ancora una cosa, io eh, a proposito della relazione con gli altri, noi viviamo all'interno di un ambiente che è definito in primo luogo dalle relazioni con gli altri umani. Ecco, una cosa che mi sembra di aver imparato dai miei colleghi pedagogisti e psicologi, io eh, lavoro in un dipartimento di scienze umane, è che il bambino, eh, quando comincia a rendersi conto dell'esistenza di un mondo esterno a lui, non percepisce degli oggetti inerti, ma percepisce una presenza umana. Cioè il primo altro da sé con cui il bambino comincia a fare i conti è un altro essere umano. Eh, arriva molto dopo il rapporto con oggetti totalmente inerti. Ecco, eh, noi viviamo all'interno di, di un mondo di relazioni. Adesso mi fermo qui perché sto parlando un po' troppo, ma... Ecco, in ultima analisi poi la risposta che io do alla questione della eh, funzione della letteratura è questa, la letteratura serve ad accrescere le nostre competenze sociali, cioè la nostra capacità di relazionarci con il prossimo. E per arrivare alla letteratura... Eh... Ovviamente, cioè, per arrivare a, a questo concetto molto generale di letteratura, eh, lei parte, dalla, proprio come dicevo prima, dalla nascita del linguaggio e anche lì, come ha, ha detto Aurora, il linguaggio nasce proprio da una relazione. A quanto pare eh, questa antropologa ha ha detto, ha, ha sostenuto che è proprio quando la mamma eh, è costretta per occuparsi delle attività pratiche no? a non tenere più eh, sul dorso eh, la prole ma me metterla per terra e da lì che è cominciata la necessità no? della vocalizzazione nel, nel, per la necessità di mantenere un contatto eh, con un bambino. Perché tutte le mamme lo sanno, io sono una mamma, esiste la sindrome dell'abbandono, cioè eh, il bambino non vive l'abbandono come qualcosa di temporaneo, ma lo vive come definitivo, non capisce che la mamma tornerà. Quindi nel momento in cui il bambino viene messo per terra, si sente abbandonato. E, e quindi il linguaggio nasce, secondo questa antropologa eh, americana, nasce proprio dalla necessità di mantenere questa relazione tra la mamma e, il, e, il, e la prole, diciamo, e il, e il bambino. Così come un'altra. Eh, è, è, è bello anche quando lei parla sia del grooming, e vorrei che ne parlasse anche in questa sede perché io il libro l'ho letto, l'ho studiato lo so però è giusto che si parli di questo grooming e che si parli anche dell'importanza del gossip non come lo intendiamo noi in questo momento eh, ma eh, nell'ambito di quella che è stata la storia dell'uomo tra parentesi e finisco noi parliamo di evoluzione no eh, un tempo si parlava di, no? eh, si facevano gli alberi come quando impareva, imparavamo le dinastie. Io ricordo di aver imparato i plantageneti con questi alberi eh, familiari. Mm. No? In effetti, l'evoluzione non è un albero, non è una stratificazione. Tant'è vero, non so se lei professore ha letto mai questo Joseph Ledoux, lunga storia di noi stessi, in cui parla di cladogrammi che non hanno niente a che vedere con gli alberi o. Quella a cui noi siamo abituati, io stessa a scuola, quando studiavo filosofia, studiavo Darwin, ho studiato questa stratificazione, questa ramificazione a pioggia da un unico eh, eh, capostipite all'uomo moderno. Quindi mi piacerebbe che lei si soffermasse anche su questo e poi parlare della letteratura, non di quella che lei chiama proto letteratura, cioè come nasce la letteratura, ma la letteratura, come la intendiamo noi moderni. Sì, dunque le ha citato uh, l'antropologa americana Dean Falk, che ha avuto, secondo me, una intuizione geniale. Perché uh, nel rapporto madre-piccolo, uh, nella storia della nostra, del, del genere umano, c'è stato a un certo punto stato un cambiamento decisivo. I nostri parenti più prossimi, cioè le grandi scimmie, i scimpanzè, i bonoboli, gli oranghi i gorilla, eh, ci, eh, come si comportano? Le, le ci sono i piccoli che sono aggrappati alla, al dorso eh, della madre, però hanno quattro mani e si possono aggrappare alla pelliccia. Il genere umano ha gradualmente è, è diventato bipede e ha perso la maggior parte del pelo e quindi i piccoli non potevano più stare attaccati alle madri e le madri li dovevano tenere in braccio, però siccome dovevano fare altre cose li dovevano mettere giù. E, insomma, ci sono delle grandi intuizioni scientifiche che... Si nutrono dell'esperienza quotidiana perché, come sanno tutti, come sanno tutte le mamme, come sanno anche tutti i papà, peraltro, ai bambini non piace per niente essere messi giù. Ehm, ecco l'intuizione di Dean Fock: è, eh, è stata quella di ravvisare nel contatto vocale il surrogato del contatto fisico. Non è che il linguaggio nasca qui, il linguaggio. Nasce da tante altre necessità, mh? Eh, anche perché eh, i nostri progenitori più remoti verosimilmente comunicavano sì con versi, ma anche con gesti, anche con eh, la distanza corporea, eccetera, eccetera. Come si fa adesso peraltro? Eh? Come si fa ancora? Come tuttora la gestualità si fa, è fondamentale. Come tuttora no? si fa, ma raccontare: il contatto una... fisico è importante. Cioè, il Covid ce l'ha insegnata. A un certo punto ci è mancato e ce ne siamo accorti, no? Certo, ma c'è uno studioso. Uh, neozelandese che è un grande sostenitore dell'importanza dell'origine gestuale del linguaggio, e quando ho esposto la sua teoria a un collega questo mi raccontava il collega non era convinto e allora cosa ha fatto ha fatto così <ride> e, <ride> che era praticamente una, un modo di smentirsi allora nel rapporto madre piccolo il rapporto madre piccolo è importante perché è stato un universale è formidabile, esercizio di vocalizzazione. Abbiamo imparato a usare la voce, a modulare la voce. E qui entra in gioco anche il rapporto con la musica. Perché la musica ci colpisce, ci emoziona così profondamente? È perché noi ai suoni siamo sensibili, perché la nostra sopravvivenza è dipesa, dipende anche dalla, eh, dal, 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 dal contatto sonoro. no? Dopodiché, quando si è posta la necessità di comunicare tra gli individui, quando, cioè si è quando si è posta la necessità, crescendo, diciamo la necessità di comunicare, mh, i nostri progenitori si sono trovati ad avere, oltre alle mani, oltre a un volto che poteva assumere eh, diverse espressioni, anche una capacità vocali che erano molto, eh, molto attrezzate, insomma molto sviluppate. Il grooming, quella del grooming è una storia eh, pure molto affascinante. Um, è stato uno studioso inglese, Robin Dunbar, a, a mettere in circolazione quest'idea. Il rapporto è sempre con i nostri parenti più prossimi, appunto le... Uh, le eh, cosiddette scimmie antropomorfe, che passano molto tempo a uh, curarsi reciprocamente la pelliccia. A volte si usa il verbo spulciare, che, che secondo me è un po' riduttivo. Sì, si tolgono anche i parassiti, ehm, naturalmente, ma, ma si to tolgono anche so, frammenti vegetali. Si prendono cura reciprocamente della Pelliccia. Ora, il tempo che viene investito in questa attività è molto superiore a quello strettamente necessario per uh, la, le necessità pratiche. Ecco, gli studiosi, uh, i, i primatologi, gli studiosi di queste, del comportamento di queste specie uh, hanno uh, riscontrato che il grooming, il prendersi cura reciprocamente della pelliccia. È un'attività che ha una grande valenza sociale perché è un modo di comunicare, di condividere emozioni, di, di scambiarsi informazioni, di stabilire alleanze e tutto questo attraverso il contatto fisico. Che cosa è successo al genere umano? Al genere umano è successo che, evidentemente, io su questo non ho dubbi, per uh, uh, a causa della pressione ambientale è risultato vantaggioso o forse indispensabile formare grandi gruppi. Però formare grandi gruppi vuol dire anche non riuscire più a eh, coltivare un numero sufficiente di rapporti diretti, di rapporti fisici diretti. E d'altra parte, crescendo l'interazione tra i componenti del gruppo, cresceva anche la necessità di avere delle informazioni sul, sugli orientamenti, sul carattere, eh, sulla personalità degli altri membri del gruppo. Ecco, qui eh, entra il discorso del gossip inteso non come malevolo pettegolezzo, ma come scambio di informazioni su chi fa che cosa, su come si comporta l'uno, come si comporta l'altro. E fra l'altro provate a, a porre mente a questo aspetto. Uh, una cena tra amici, una cena in famiglia, o uh, un pranzo anche. Quanto tempo si passa parlando di che cosa fa uno, di che cosa fa l'altro, se ha fatto bene, di chi sta con chi, di chi ha rotto con chi, come si è comportato il tale? Co ha fatto bene, ha fatto male? Ne parliamo continuamente. Perché ne parliamo continuamente? Ne parliamo continuamente perché essere informati sulla, sul modo in cui uh, si comportano le persone vicino a noi è indispensabile per poterci uh, governare, no? per poterci muovere all'interno appunto. Uh, un, de, del nostro ambiente. Dopodiché qual è il nostro ambiente? Si apre un, un, grande, uh, un grande discorso, no? un grande problema, perché ovviamente oggi noi sappiamo che uh, noi abbiamo uh, subiamo ripercussioni di eventi che accadono dall'altra parte del pianeta. Quindi il nostro ambiente tende a coincidere sempre di più con il pianeta. E forse uno dei compiti che ha la letteratura oggi è quello di abituarci a pensare in questi termini, insomma, abituarci allora, a io... pensare al pianeta come nostro ambiente. Eh beh, sì, eh, ce lo insegna un altro bellissimo libro che so che lei conosce, di, quello di Carla Benedetti, La letteratura ci salverà dall'estinzione. Quindi. Forse a qualcosa serve, serve a qualcosa di importante. E, prima di passare a una, visto che il tempo è anche un po' limitato, prima di passare a, a una domanda che ho qui, perché eh, deriva anche da quello che ha detto Emanuele Trevi nella, due incontri fa. Volevo che lei, eh, cioè io la sto conducendo poi a poco a poco verso il concetto di letteratura. Quindi nasce il linguaggio: il linguaggio nasce perché eh, lei dice eh, la, la specie omo, è, anzi il genere Homo, è un, uh, un grande camminatore. Eh, in questo anche i gravi eh, cambiamenti climatici, i gravi, grandi cambiamenti climatici, lo hanno fatto spostare. Il gruppo si allarga e quindi. E, e, quando si allarga il gruppo, eh, non ci sono solo amici, ma ci possono essere anche nemici all'interno dello stesso gruppo. Si creano delle alleanze, eccetera, eccetera. E quindi nasce questo, questo linguaggio, questa necessità, questo bisogno. Anche se poi l'evoluzione eh, ce lo insegna, almeno a me lo ha insegnato Pivani, eh, fa come la formica. Io ho pensato alla formica, no? Eh, eh, nel senso che. Eh, ci sono delle cose eh, che possono servire. Eh, le lascia in stand-by. Eh, non, non si evolvono solo le cose di cui abbiamo bisogno, ma rimangono in vita anche le cose di cui non abbiamo uno stretto bisogno. Eh, per esempio, io ricordo a memoria eh, la battuta che Pievani fa sul codice. Noi ci ricordiamo della funzione del codice solo quando... Cadiamo per terra, lo sbattiamo e proviamo un dolore terribile, però non sappiamo a cosa serve il nostro cocciige eh, da un punto di vista proprio funzionale no? Del, della, della camminata, eccetera. E, il, il, secondo, il passo ulteriore è, è il bellissimo capitolo sul discorso di consumo e discorso di riuso, o discorsi di consumo e discorsi di riuso. E quindi vorrei che lei se ne parlasse, ci spiegasse la differenza e soprattutto l'importanza che ha nella nascita della letteratura. Sì, dunque, um, faccio prima una postilla su questa questione. La potenza della teoria di Darwin sta nel fatto che uh, con pochi elementi rende ragione di una enorme quantità di fenomeni. Uh, L'evoluzione poggia su due assunti, i cambiamenti casuali che si hanno nella trasmissione dei caratteri ereditari, che è come continuare a lanciare i dadi, uh, e la selezione naturale che invece è tutto meno che casuale, no? <ride> La selezione, appunto, premia i tratti vantaggiosi e penalizza invece chi ha dei tratti non vantaggiosi. Però ci sono anche una quantità di tratti che non sono né vantaggiosi né svantaggiosi e che vengono trasmessi. Vorrei fare un esempio: per il, un esempio attuale, uh, alcuni di noi hanno. Uh, nel sistema immunitario delle difese molto efficaci contro uh, il, il SARS-CoV-2, cioè l'agente patogeno che è responsabile del covid-19. Sarà una proteina che non faceva differenza prima, adesso fa differenza. Qualcuno. Si ammala e, e va in ospedale e qualcun altro ha una linea di febbre per due giorni e, e poi gli passa. Perché c'è una ragione, c'è, non l'abbiamo ancora individuata, però lì c'è una variante no? che finora era rimasta inerte. Cioè, il, il nostro patrimonio ereditario, questo vale anche per l'eredità culturale, comprende delle cose che non sappiamo se ci serviranno o no. O magari al momento non ci servono, però possono a un certo punto riuscire straordinariamente, eh, straordinariamente utili. A proposito del discorso di consumo e del discorso di riuso, che è una opposizione che è stata non inventata ma valorizzata sul piano teorico da Franco Brioschi. Um, io l'ho ripresa e, e la cito spesso per quale motivo? Perché io credo che la maniera giusta di considerare la letteratura non sia quella di isolarla dal resto dell'universo del discorso, dal resto della produzione culturale, credo che sia più appropriato indagare quali sono le forme simili. Ecco, la letteratura è una delle forme di discorso di riuso qui servono un paio di definizioni. I discorsi di consumo sono i discorsi che vengono fatti per un certo scopo e vengono rivolti a un interlocutore ben definito in un momento determinato. Cioè sono discorsi che esauriscono la loro funzione e la loro efficacia nel momento in cui vengono proferiti. E questa è la maggior parte dei discorsi. Che facciamo la maggior parte dell'uso del linguaggio è di questo tipo. Poi ci sono discorsi che invece vengono ehm, concepiti come eh, qualcosa di duraturo, come qualcosa che deve rimanere. Dei discorsi che eh, costituiscono, per dir così, degli oggetti come il vasaio fa dei vasi, no? così ehm, ci sono de dei discorsi che vengono conservati, che vengono ripetuti e che vengono usati ripetutamente, perché non sono pensati per una specifica situazione, ma sono pensati per una eh, categoria di situazioni. L'esempio più semplice di discorso di riuso è il proverbio. Ci sono, I proverbi si contraddicono ovviamente, ma i proverbi eh, devono essere pertinenti alla situazione. L'unione fa la forza dice una cosa, chi fa da sé fa per tre dice l'esatto contrario, ma non è che siano due scemenze, semplicemente sono due maniere di eh, battezzare, per dir così, delle situazioni in cui ci si può trovare. Ecco, su un'altra scala la letteratura fa la stessa cosa, cioè. Eh, da un nome a delle situazioni umane, a delle situazioni esistenziali, uh, a delle congiunture di vita che in una certa comunità vengono trovate interessanti e quindi vengono conservate, vengono ripetute. Ecco l'esempio più banale, se si vuole, è quello si trova a livello dei nomi: no? uh, ci sono parole di uso comune che derivano da personaggi letterari o da autori, no? come Don Giovanni, per esempio, o come perpetua, ehm, o aggettivi come amletico, o come kafkiano, o ruelliano, boccaccesco, sono, sono eh, termini... Fattoziano, che Anche proviene fattoziano, dal certo, cinema. Eh? Certo, certo. Eh, sono termini che... Ehm, che vanno a occupare addirittura un posto nel nostro uh, vocabolario. Che cosa ci propongono le opere letterarie? Le opere letterarie ci propongono delle storie o delle situazioni in cui noi possiamo riconoscere qualche cosa che ci riguarda, che ci aiuta, che ci apre gli occhi. Che ci fa pensare o che, o che cambia il nostro modo di pensare, perché questo è un punto a cui io tengo molto. L'invenzione del linguaggio parlo in maniera un po' approssimativa, anche ci sono tante specie, eh, altre specie animali che parlano, che comunicano con la voce. Uh, dico invenzione del linguaggio perché il linguaggio umano è indubbiamente molto molto più sviluppato rispetto a quello di qualunque altra specie animale è stato l'invenzione del linguaggio ha fornito uh, dei vantaggi formidabili formidabili abbiamo per esempio imparato a trasmettere l'esperienza a tesaurizzare l'esperienza abbiamo imparato a insegnare attraverso discorsi precostituiti, non soltanto attraverso limitazioni. Uh, il linguaggio credo che sia stato un volano formidabile per la crescita della, del genere umano. Scusi se la interrompo. A me è piaciuto tanto quando lei dice che. Mh, parla di istruzione dell'immaginazione. E questa è la frase cioè, di Daniel D'Or. E, mh, e, e citando osiano. appunto Daniel D'Or, però è, è, fa questo, quando io parlo, sì. eh, io ti invito a immaginare quello che sto dicendo, tu non lo vedi, io non te lo indico come nel pointing, ma tu immagini, ecco, mm. da lì che nascono i fraintendimenti, gli equivoci e cose del genere. Ecco, altre. questo è un punto fondamentale, perché... L'invenzione del linguaggio ci ha messo in mano uno strumento poderoso, formidabile, ma ha anche eh, prodotto una serie di effetti negativi e questo è proprio caratteristico no, della, dei fatti evolutivi. Non è che l'evoluzione non, non è una strada in ascesa per cui le cose vanno sempre meglio, no, l'evoluzione sia l'evoluzione biologica sia l'evoluzione culturale è un adattamento. Alla situazione esistente, per cui si cerca di cavarsela il meglio possibile nel contesto in cui ci si trova. A un certo punto si investe sul linguaggio, il linguaggio ha delle potenzialità straordinarie, ma ha anche una serie di conseguenze negative, eh, perché parlando si possono dire delle cose false, si possono dire delle cose inesatte, si possono commettere degli errori si può ingannare intenzionalmente il prossimo. Eh, cioè, l'invenzione del linguaggio ha, ha fatto dei gruppi umani il paradiso dei mentitori. Se volete qualcosa del genere è successo con, di recente con l'invenzione della rete. No? Cioè, eh, con l'invenzione della rete noi abbiamo potenziato in maniera straordinaria la nostra capacità di scambiarci informazioni. È un fatto positivo. Beh, Da un certo punto di vista sì, però ha anche prodotto una, eh, anche potenziato moltissimo la possibilità di diffondere informazioni false. E allora che cosa succede? E allora succede che bisogna cercare di correggerle. Ecco, ci sono delle innovazioni che diventano biologico-culturali, che sono meccanismi che si autoalimentano, no? eh, per cui si esce. Cioè si supera una difficoltà soltanto raffinando la stessa facoltà che ha prodotto quella situazione. Allora cominciamo a parlare e parliamo sempre di più, abbiamo sempre più bisogno di parlare, perché bisogna correggere gli errori volontari e involontari, bisogna smascherare i mentitori, bisogna eh, scoprire gli, gli ipocriti, bisogna scoprire... Eh, le scorrettezze bisogna allargare le conoscenze e si parla, si parla, si parla, si parla sempre di più. Ehm, questa è un po', credo, la storia della nostra, della nostra specie e contestualmente si ha anche sempre più bisogno di avere dei modelli con cui confrontarsi, quello che ci forniscono, non soltanto le storie. Eh. Io sono convinto che eh, sia sbagliato parlare della letteratura soltanto in termini di storie. Sì, ci sono sto le storie sono importanti, certo, sono molto importanti, e gli studiosi ci hanno anche insegnato che è molto più... Noi abbiamo una forte propensione a imparare attraverso il racconto, ci ricordiamo bene le storie, facciamo più fatica con, eh, con le idee astratte. No? Del resto sappiamo che la scrittura non è nata per raccontare delle storie. La scrittura è nata per registrare delle cose che il nostro cervello faceva fatica a registrare. No? Le prime documentazioni della scrittura sono, cose, sono documenti di tipo fiscale, cose di questo genere. Con le storie ce la cavavamo benissimo perché, eh, perché eravamo molto allenati a, a, a raccontarcele a ripetercele. Uh, abbiamo sempre più bisogno, dicevo, non soltanto di storie, ma, ma di oggetti verbali che mettono a fuoco una certa condizione psicologica, esistenziale, storica, che ci dice qualcosa, che ci riguarda. Uh, a me ha sempre molto colpito, per esempio, il fatto che uh, molti carcerati scrivono poesie. Perché scrivono poesie? Non dico che eh, nelle case circondariali si trovino poi de, necessariamente dei grandi poeti, quel, ma quello che importa è il bisogno di, eh, di dire qualcosa della propria condizione attraverso un... Enunciato che ha certe proprietà di concentrazione e di memorabilità. Non solo i carcerati scrivono poesie, ma i ragazzi si scrivono sullo zainetto i versi delle canzoni. Questo è, è proprio un uso poetico del, della parola, no? uh, un uso della parola come qualcosa che ci accompagna, che noi ci portiamo dietro che noi ci portiamo dietro perché, perché ci aiuta, perché appunto ci aiuta a, a capire meglio noi stessi e gli altri, a, 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 a orientarci nel mondo. Ecco, la letteratura ha essenzialmente questa funzione di, di orientamento. Certo, eh, adesso passo alla mia curiosità, no? Mm -hmm. Che eh, interrompo un po' la, 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 come dire, la cronologia, peraltro ho dimenticato di dire che Poetici Primati. Eh, contiene tre saggi, eh, il più eh, quello che dà il, il titolo al libro, eh, e in più ci sono altri tre saggi interessantissimi. Eh, spero di arrivare a, 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 con uno sforzo di sintesi, ma oh, Visto che lei ne è capacissimo di parlare del tracollo dell'incredulità perché il saggio che mi è piaciuto moltissimo, è molto affascinante, mi ha fatto riflettere su cose su cui io non avevo mai riflettuto. E, sono a, e, e finisce con un saggio sul lessico familiare di Natalia Ginsburg, dove praticamente il professore dimostra come effettivamente. Ehm, un linguaggio può diventare eh, no, eh, elemento identitario di un gruppo, di una comunità. Eh, la, allora, eh, volevo parlare della letteratura. cioè mh, Ho notato, ma proprio da lettrice, io, eh, mh, ho notato, eh, che, la, el, che la scienza va verso la letteratura. Mi spiego meglio, la mia impressione è proprio leggendo tantissimi libri di, 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 di scienza, eh, mi rendo conto che il libro di scienza è narrato, la scienza viene narrata, non viene spiegata. Cioè, il, se, anche se il libro è scritto da uno scienziato, da un premio Nobel, da un medico, da un biologo, eh, da un antropologo, però... Eh, è come se narrassero la storia dell'uomo, la storia del cervello, e, lo narrano come se fosse un racconto e lo rendono appunto accessibile, come dicevo all'inizio, a persone che come me scienziati non sono. E, quello che mi chiedo io, ma non è anche questa letteratura, cioè eh, il suo libro, professore, non è letteratura, non è anche questa letteratura, lei in fondo racconta la storia dell'uomo e la racconta con una maestria. In un'intervista ha detto, oh, non so se, è stato, se sia stato lei a dire, ma se noi andiamo a leggere il carteggio di Leopardi, all'interno vi troviamo della letteratura che non, non, non sfigura di fronte a quella che Leopardi scriveva sapendo che avrebbe eh, pubblicato. E io in questo momento credo che all'interno della letteratura, del concetto di letteratura, eh, vi sia ecco, eh, un, un, un intersecarsi di generi eh, dove non si può dire questo è un saggio, eh, dove non si può dire lunga storia di noi stessi è un libro di scienza, ma c'è questo mischiarsi delle due cose, che secondo me è una cosa bellissima, eh, perché oltretutto io non amo le categorie. Volevo sapere, ma lei cosa ne pensa di questo, o è una mia impressione sbagliata? No, no, ehm, allora, il discorso è questo: che, eh, che cos'è la letteratura? La letteratura è un anche qui ha detto delle cose eh, molto chiare Franco Brioschi: confronto fra scienza e letteratura. La scienza è un corpus di teorie. Eh, quello che contano sono le teorie. Se noi perdessimo tutta l'opera di Newton, tutte, tutte le versioni, uh, tutte le edizioni a stampa, tutte le versioni digitali dell'opera di Newton, certamente uh, sarebbe una grande perdita per la storia della scienza, per la storia della scienza, ma non per la scienza, perché quello che conta dell'opera di Newton sono delle teorie che sono contenute eh, nelle sue opere e che si possono estrapolare delle, eh, dalle sue opere. Nessuno più studia la geometria euclidea sulle, sui testi di Euclide e questo da millenni. Se noi invece perdiamo tutta la Divina Commedia, tutte le versioni della Divina Commedia, abbiamo perso la Divina Commedia. Perché la letteratura non è un corpus di teorie, ma è un corpus di testi. Un corpus di testi, non di teorie, in cui è il discorso nel suo insieme che viene investito di valore. Qual è il punto? Chi è che compie questa operazione? Chi scrive può avere l'ambizione di, eh, di mh, parlare. A grandi schiere di lettori, a, alle future generazioni, ai posteri. Chi scrive può giustamente nutrire l'ambizione di, di erigere un monumento più duraturo del bronzo. Però a deciderlo sono i lettori, cioè è la comunità dei lettori, sono le successive generazioni di lettori che decidono che cosa merita di essere conservato e tramandato e canonizzato e cosa invece viene lasciato cadere. Vorrei fare un esempio che riguarda la critica letteraria. Eh, ci sono alcune opere di alcuni testi di critica letteraria che siamo che sono tranquillamente entrati nella storia della letteratura pensiamo ai saggi di francesco de sanctis che non a caso però si leggono molto facilmente de sanctis non ha un linguaggio specialistico non ha un linguaggio esclusivo eh, ecco purtroppo nei giorni, ai giorni nostri purtroppo insomma um, Ovviamente le persone che si occupano di letteratura oggi sono molto, molto di più, mh? ma gran parte della produzione eh, critico-letteraria è esclusiva, riguarda soltanto gli specialisti. E fino a un certo punto questo è anche necessario. Però se una forza ha la letteratura è quella di parlare a tutti, di poter parlare a tutti. E secondo me il critico dovrebbe non dimenticarsi che eh, non dimenticarsi che è bene parlare anche a, a lettori che senza essere degli specialisti sono interessati ma questo in realtà vale anche per la scienza perché noi abbiamo le, le conoscenze che abbiamo noi oggi sono infinitamente più estese di quelle dei nostri non dei nostri progenitori, ma dei nostri nonni o bisnonni, il più, il più intelligente fisico dell'Ottocento ne sa meno di quanto sa oggi un laureato in fisica, perché le nostre conoscenze sono progredite moltissimo. Però il progredire delle conoscenze ha l'effetto di Incrementare lo specialismo. Quindi, quello che ciascuno di noi sa è una percentuale sempre più piccola di quello che sa l'umanità del suo insieme. Da questo punto di vista, noi siamo molto più ignoranti dei nostri avi che coltivavano la terra eh, nel VI secolo d.C. che conoscevano benissimo come si faceva ogni singolo attrezzo che usavano erano capaci anche di fabbricarselo. Certo, non conoscevano altri fenomeni, no? di altri fenomeni, non, non avevano idea, ma rispetto a quello, alla conoscenze complessive dell'umanità, ne condividevano una parte molto maggiore. Noi oggi invece siamo ignorantissimi. Siamo ignorantissimi, per lo più siamo molto ignoranti. Per questo abbiamo un bisogno disperato di... Ehm, di persone competenti che ci rendano accessibili le conquiste della scienza, della fisica, della chimica, della biologia, di, 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 di tanti campi eh, di studio, di cui abbiamo bisogno poi di capire almeno i fondamenti, perché vivendo in una società, vivendo in una società democratica poi dobbiamo anche contribuire. Alle decisioni generali, dobbiamo saper valutare le proposte politiche che ci vengono fatte rispetto a questo, quel problema. E capite che non è la stessa cosa eh, fidarsi soltanto dell'aspetto dell di un candidato e saper valutare anche la fondatezza di quello che dice, almeno. Uh, in parte, insomma, sapere un po' valutare la fondatezza di quello che dice. Uh, quindi c'è un problema che insieme, uh, uh, che, che, eh, che, che è anche un problema pratico, ecco. È un problema anche pratico, anche molto, anche molto concreto. In fondo, il covid anche questo ce l'ha insegnato, eh? Da questo punto di vista il Covid ci, ci ha insegnato, do, potrebbe averci insegnato molte cose se, a starlo a sentire. No? Per esempio io trovo che ci sia uh, una grandissima difficoltà nell'opinione comune ad assimilare il concetto di progressione geometrica. Um, per cui quando un fenomeno si sviluppa con una progressione geometrica o con una progressione esponenziale, eh, quando è diventato, quando la sua gravità è conclamata, è troppo tardi per, per affrontarlo. È troppo tardi per affrontarlo. Ma questo significa che bisogna Che bisogna essere informati. Ecco, lei ha citato alcuni libri eh, molto belli di, di scienza. Eh, io ho letto soltanto, a pandemia esplosa, Spillover di David Quammen. Eh, Spillover è un libro che è uscito nel 2013. Nel 2013 David Quammen, che è un giornalista scientifico, descrive esattamente quello che è successo, ma esattamente e non era uno scienziato era un giornalista culturale un giornalista giornalista culturale quindi uno che non eh, non era diciamo la punta di diamante della conoscenza era già un divulgatore era già un divulgatore ecco quello che noi abbiamo scontato negli ultimi due anni è stato un, eh, un grave ritardo di tutti eh. Della politica, certamente, ma anche dell'opinione pubblica nel recepire le eh, eh, ammonizioni che ci venivano dalla ricerca scientifica. Scusate, ho divagato un po'. Ma... No, io volevo fare un'ultima domanda, visto che poi Cetta sì. deve, deve chiudere. E, mh, ma a lei, cos è, a cosa è servita la letteratura? Ho appreso dalle interviste che a casa sua ci sono parecchi. Eh, scienziati o, o, o quantomeno persone che hanno seguito studi scientifici mi è sembrata che la sua scelta letteraria di, di, di avvicinarsi a, alla, alla letteratura no? sia stata magari una scelta controcorrente rispetto a quello che l'indirizzo familiare no, in realtà non particolarmente io ho un fratello scienziato con cui parlo eh, però di tantissime cose co Uh, mio fratello è una delle persone più curiose che, che abbia mai conosciuto um, e in questo ha davvero una mentalità scientifica perché la mentalità scientifica consiste nel, uh, nel cogliere quello intorno a noi il fenomeno che non sappiamo spiegare lo scienziato non è quello che, che sa le cose lo scienziato è quello che capisce quali cose ignoriamo, cioè quali cose dobbiamo cercare ancora di capire. Sì, nella mia famiglia non c'erano... diciamo che prevaleva la cultura scientifica, però io mi sono occupato di letteratura essenzialmente, credo, per un... Per un eh, interesse, per una sensibilità proprio nei confronti della parola, la scelta della parola, il fatto che eh, non ci sono due parole che significano esattamente la stessa cosa, il fatto che la stessa parola, la stessa frase, detta in un momento diverso, in un tempo diverso, acquista una diversa efficacia. Mi, ecco, mi ha sempre affascinato questa. Eh, l'universo verbale, ecco, l'universo verbale. E in realtà noi viviamo, il mondo in cui noi viviamo è fatto in gran parte di parole, anzi noi rivestiamo di parole il mondo per poterlo abitare, per renderlo abitabile. Da questo punto di vista la vecchia immagine di, di Adamo che dà il nome alle cose ha una sua grande pregnanza simbolica, cioè noi rendiamo, umanizziamo il mondo parlandone sovrapponendo alla realtà che ci circonda discorsi, parole che ce lo rendono familiare, ce lo avvicinano, eh, ne vincono la estraneità, noi dobbiamo anche pensare che la nostra esperienza eh, la nostra esperienza proprio come specie è stata co come tutte le specie di una grande precarietà Uh, perché noi siamo inclini all'ansia e alla pinguedine? Perché veniamo da migliaia di generazioni che facevano fatica a trovare sufficiente cibo e che vivevano in mezzo ai pericoli. E per prendere un, una, una frase se volete un po' abusata, è meglio scambiare un, un ramo per un serpente che scambiare un serpente per un ramo. Perché se uno scambia un serpente per un ramo, poi magari non, non ha modo di raccontarlo. Ecco. Per questo abbiamo tendenza all'ansia. Eh, perché ci dobbiamo difendere. La letteratura è uno dei mezzi che noi abbiamo di, di difenderci, di tutelare, di, di proteggerci di proteggerci. Poi magari eh, Rendendoci conto che non ci possiamo proteggere da soli, che dobbiamo proteggere anche chi ci sta intorno, che dobbiamo proteggere anche altre specie viventi, ma eh, appunto l'idea è quella che la letteratura, di fondo, che la letteratura, come tutto il resto serve a sopravvivere. Io, noi avremmo finito, Zetta, visto che abbiamo sforato anche l'ora, quindi. Non ti sentiamo, certo, forse hai chiuso il microfono. Ecco, la ringraziamo eh. moltissimo, soprattutto per questa eh, conclusione così aerea, così calda. È vero, è vero, la letteratura serve a questo, certo. E, e niente, in quel, con e per questo clima, per fortuna, che è molto diversa da tanta letteratura che invece questo scopo primario lo ha abbandonato, lo ha abbandonato. Io la ringrazio tantissimo, la registrazione sarà pronta entro domani sera sul canale YouTube della biblioteca e le manderemo anche eh, il link. Io penso di avere il suo indirizzo email, credo di averlo, in ogni caso se me lo vuole inviare mi fa piacere. Alla, alla email della, della biblioteca che è biblioteca Elio Paglierani tutto attaccato chiocciola gmail.com e quindi se lei mi manda il suo indirizzo sarà mio piacere mandarle il link della registrazione grazie grazie, grazie Marilina grazie. e buona serata buona grazie serata, grazie. grazie professore è stato grazie. veramente un incontro indimenticabile <ride> Arrivederci, arrivederci. 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 Oh. arrivederci.